Michela Viscardi, dirigente delle professioni sanitarie di ATS Brianza. Siamo in un periodo pandemico come mai prima da un punto di vista del contagio e soprattutto del tracciamento. Ieri 7.000 in ATS Brianza si sono positivizzati. Impossibile insomma riuscire ad arrivare dappertutto, però qual è lo stato dell'arte innanzitutto? Sì, buongiorno a tutti. Lo stato dell'arte è quello che appunto è stato detto. Pandemia in esponenziale crescita, 7.000 casi al giorno. ATS Brianza non riesce a telefonare a tutte queste persone, è praticamente impossibile, e ha creato un sistema di presa in carico tramite un SMS. Ogni soggetto risultato positivo riceve un SMS da ATS Brianza, chiaramente identificabile. La richiesta è di rispondere a questo SMS. All'interno troverete tutte le informazioni utili per completare il vostro isolamento, provvedimento di isolamento, modalità per prenotare il tampone e per denunciare e comunicare i vostri contatti stretti. Inoltre potete far sapere ad ATS Brianza il vostro stato di salute, quindi se avete sintomi e che tipologia di sintomi. Con queste modalità, se l'SMS viene letto nella sua interezza, consente al soggetto di sostanzialmente autotracciarsi. Questa è la nostra modalità elettiva. In questo momento ATS contatta esclusivamente i pazienti che non rispondono all'SMS, ma anche questi sono diventati veramente tantissimi e per cui i tempi di presa in carico si stanno allungando veramente di troppo. Nel telefonare a questi soggetti spesso scopriamo che non rispondono per le ragioni più svariate. Alcuni pensano che l'SMS non sia vero, alcuni pensano che comunque saranno contattati di ATS. Purtroppo non è così, la richiesta è proprio quella di rispondere all'SMS per consentire a loro di avere tutti gli strumenti necessari e a noi di avere tutte le informazioni che ci servono per completare il loro tracciamento. Questa è la primissima cosa importante. Inoltre poi bisogna capire, perché le regole sono cambiate e sono tuttora in divenire, come denunciarsi, come andare a fare i tamponi, quando, insomma, facciamo un po' di chiarezza. Partiamo dai positivi. Innanzitutto come si scopre una persona positiva? Allora, l'unica modalità per essere inseriti nell'elenco dei soggetti positivi è effettuare un tampone in un laboratorio, in un centro tamponi, in un drive autorizzato, anche privatamente, ma autorizzato e accreditato, cioè che invii l'esito dei tamponi presso i flussi regionali, altrimenti questi soggetti sfuggono completamente all'inserimento e al tracciamento. Quindi, se avete sintomi, contattate il vostro medico di medicina generale che o vi effettua direttamente un tampone o ve lo prenota o vi può fare una ricetta con cui recarsi ai punti tampone per effettuare un tampone. Vi invitiamo a non effettuare tamponi autosomministrati che si acquistano nei circuiti di vendita dei supermercati o in farmacia. Questi tamponi autosomministrati non sono validi per denunciare l'inizio della positività. O meglio, uno se lo può anche fare per propria tranquillità, ha avuto paura di essere positivo, il tampone, che poi non sono anche la modalità di somministrazione, deve essere fatta da personale qualificato, però diciamo che io scopro di essere positivo a casa, però devo comunque chiamare il mio medico, dire: caro medico, mi sembra di essere positivo, così mi ha detto il mio tampone fai da te, e devo andare a farne un altro, perché quello non vale nulla. Il pericolo di farlo a casa, di ritrovarsi e scoprirsi positivi e magari di auto mettersi in quarantena senza denunciarsi, è che poi ci sono conseguenze, per esempio sulle vaccinazioni che dobbiamo fare. Uno che volesse fare una terza dose e ha avuto il Covid non può farla prima di un tot di mesi. Sì, è importante, perché per poter effettuare la dose successiva alla malattia devono passare 4 mesi. Pertanto, se non si è registrati nel database dei positivi, questa positività non risulterà nemmeno al lab vaccinale, e questo è un problema per effettuare correttamente la dose successiva. Lo stesso si può dire per ottenere il Green Pass da guarigione. Per ottenere un Green Pass da guarigione ci serve, è necessario che sia registrato un tampone positivo.
Eccoci, dunque abbiamo chiarito che il positivo si deve comunque rivolgere al proprio medico di fiducia, o gli fa lui il tampone, o gli fa la ricetta per andare direttamente senza prenotazione ai punti ASST, in questo caso l'ospedale Manzoni, al Mandic, eccetera, oppure prenota direttamente il medico, lo può fare sulla piattaforma, il tampone, che può essere molecolare o antigenico, non c'è più questa differenziazione, anche l'antigenico non va più confermato da un tampone molecolare, se non vado errato. Poi ci sono... Questo è importante, se posso. Vista la fase epidemica, un tampone antigenico effettuato da qualunque soggetto, per qualunque titolo, che risulta positivo, non deve essere confermato dall'antigenico. Il soggetto è caso accertato. Dopodiché c'è il grande, il mare magnum dei contatti. E innanzitutto diciamo chi è un contatto di positivo. Un contatto stretto di positivo è una persona che è rimasta per più di 15 minuti a una distanza inferiore ai 2 metri senza mascherina. Questa è la definizione base, che di norma si trasforma in tutti i conviventi, soggetti con cui abbiamo mangiato o dormito, soggetti con cui abbiamo fatto un viaggio in auto, i soggetti con cui siamo stati in una stanza per tanto tempo al chiuso. Di norma sono questi i soggetti contatti stretti, che i nostri pazienti positivi ci devono indicare tutti attraverso l'SMS. Una volta che siamo indicati, dunque chiamati dall'SMS come contatti, cosa facciamo? Allora, il nuovo decreto legge di fine anno, la circolare ministeriale che ne è seguita e l'ultima nota regionale di recepimento hanno definito tre tipologie di contatti stretti. Sostanzialmente ci sono i contatti che hanno ricevuto la dose booster, cioè la terza dose, che hanno completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi o che sono guariti da meno di 4 mesi. Questi soggetti sono posti in autosorveglianza senza obbligo di isolamento domiciliare. Non devono per forza starsene a casa. Esatto, devono solo controllare che non compaiano sintomi, in questo caso vanno dal medico, e devono indossare la mascherina FFP2 per 10 giorni. 10, non di meno. Neanche se hanno la terza la dose, eccetera, eccetera. 10 giorni. Le misure sono questo: autosorveglianza, mascherina FFP2 per 10 giorni. Poi c'è una seconda categoria, che sono i soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni o che sono guariti da più di 120 giorni. Questi soggetti devono fare 5 giorni di quarantena con obbligo di isolamento domiciliare e un tampone negativo al termine, che può essere sia molecolare che antigenico. Insomma, se la mia copertura anticorpale, ormai lo diciamo tutti, è un po' più vecchia, ma comunque sono vaccinato, me ne devo stare a casa 5 giorni e dopo fare il tampone in uscita. Anche qui, antigenico, molecolare, uguale. Sì, esatto. Il tampone si può effettuare nelle farmacie del territorio. Sul sito di ATS Brianza c'è l'elenco delle farmacie. E si può fare il tampone semplicemente presentandosi in farmacia con l'attestato di quarantena che è stato ricevuto via SMS. E c'è un regalo della Befana, però, soprattutto per i positivi. Torniamo un passo indietro, stavamo parlando di contatti, parliamo un attimo dei positivi. Oggi si usciva dalla quarantena solo con un tampone antigenico molecolare fatto in ospedale, tanto o comunque in un punto tampone di ASST. Invece da oggi? Da oggi è possibile anche per i positivi recarsi in farmacia per chiudere il loro isolamento. Che poi l'isolamento per il positivo, facciamo un attimo un affondo sul positivo, è in maniera parallela come col contatto, nello stesso modo. Se sono un soggetto positivo e ho ricevuto la dose booster, oppure ho completato il ciclo vaccinale da meno di 4 mesi, o sono guarito da meno di 4 mesi e mi sono purtroppo riammalato, faccio un isolamento domiciliare di 7 giorni. Al termine dei 7 giorni faccio un tampone molecolare o antigenico, a questo punto da oggi anche in farmacia, negativo, a questo punto sono libero. Se in tutti gli altri soggetti, cioè tutti i positivi che non rientrano in questa casistica, devono fare un isolamento di 10 giorni. Le condizioni di chiusura sono le medesime. Molto molto chiaro, il consiglio però è un altro, per chi ha completato il ciclo primario, che vuol dire prima e seconda dose,
o per chi è stato, cioè, è guarito dal Covid, eccetera, eccetera, il consiglio è di fare la terza dose, perché la terza dose previene il contagio o comunque previene anche il trasporto nel caso ci si contagi del virus ad altri. Sì, soprattutto la terza dose, che può essere effettuata dopo 4 mesi dalla seconda. Soprattutto la terza dose consente, in caso ci si ammali, di avere una malattia veramente blanda, quindi niente esiti critici della malattia, e questo è veramente importante, assolutamente. Per concludere, 7.000 persone si positivizzano ormai di media in ATS Brianza, 1.785 il 5 di gennaio solo a Lecco. Ci sono tamponi per tutti, si riesce a farli tutti in tempo reale, cioè nelle 48 ore, 24 ore dopo, quando si potrebbe uscire, insomma, o è in questo momento irrealistico? Beh, è chiaro che ATS sta facendo ogni sforzo insieme con le SST del territorio, i soggetti privati, Federfarma e le farmacie, i soggetti accreditati, ma è evidente che tutti questi tamponi al giorno sono veramente tanti. Quindi chiediamo ai cittadini di avere pazienza e di purtroppo approcciarsi comunque facendo un po' di coda, questo si sa, e comunque cercando di utilizzare tutti i sistemi previsti dal circuito, quindi punti tampone, quindi le farmacie, in modo da il più possibile distribuire le persone sul territorio. Tanti lecchesi si hanno chiesto come mai ATS non ha riaperto il drive-thru del Bione, che era funzionato veramente bene. Non è una cattiva volontà di ATS Brianza, mi sento di rispondere io. C'era la disponibilità aeronautica militare, il quarto stormo di Villa Franca di Verona. C'è comunque un'ipotesi di questo tipo, una disponibilità dell'esercito, dell'aviazione o no? In questo momento no. Non c'è questa disponibilità, perlomeno non palesata, non per il momento. Si sta valutando se riuscire a percorrere altre strade, no, non questa al momento, però no. Grazie alla dottoressa Viscardi, buon lavoro, ce n'è davvero tanto, speriamo di essere alla punta della quarta ondata e poi lentamente di calare verso un'estate molto 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 più tranquilla. Grazie ancora e buon anno. Grazie, buon anno a tutti.